Mike, buongiorno, Mike o Michele? Beh, dunque, né l'uno né l'altro, ma è Michael. Io... Hai cominciato l'attività giornalistica anche a Torino? Sì, ho fatto i primi passi lì, proprio ero ragazzino, avevo appena 16 anni. Sì, erano tra gli altro gli anni della guerra? Sì, in quel periodo era iniziata la guerra, ma io ero ancora minorenne, quindi... Però sei stato coinvolto anche nella resistenza e nella guerra Beh, stessa. Sì, io facevo il galoppino, possiamo dire. E poi qualche volta invece portavamo dei prigionieri che erano scappati dai campi di concentramento o degli israeliti, li portavamo al confine svizzero verso la libertà e sovente venivo proprio sull'orlo del confine dove mi hanno preso e siamo stati traditi e mi ricordo che ero proprio sul confine vicino dalle parti di Domodossola, ecco lì ci aspettavano e mi avrebbero dovuto portare poi probabilmente a Lugano, passavamo da quella parte, invece siamo stati traditi, ci hanno preso e invece che andare a Bin sono finito a San Vittore a Milano. Sì. E non soltanto sei stato imprigionato ma anche condannato a morte. Beh, lì poi abbiamo fatto tutto un certo giro, varie peripezie molto lontane, ormai comunque ho fatto tutti i campi di concentramento finché poi è di nuovo venuta in ballo la Svizzera e hanno combinato uno scambio. Scambio di prigionieri che è avvenuto prigionieri. In Svizzera dove precisamente? Pensa, dunque a San Gallo, a San... ricordo ancora come fosse oggi, dopo parecchi mesi di campi di concentramento avevo perso un sacco di chili, ero sceso, almeno ero sui 39 chili, pensa, e mi hanno portato a San Gallo su questo treno e naturalmente l'ho ridotto male. Ricordo ancora come fosse oggi che c'era una vecchietta svizzera che si era fermata lì sotto a guardare il treno con noi altri che eravamo lì, ci guardava in un modo strano e aveva una sporta, dentro questa sporta aveva una bella mela rossa e per me una mela era una cosa magnifica che non vedevo da tanto tempo e le chiesi potrei avere quella mela e questa vecchietta mi ha dato quella mela che per me fu una cosa favolosa. Le gaffe sono naturali o volute per far spettacolo, per far personaggio? Dunque ti devo dire che le gaffe inizialmente erano proprio vere, perché è facile fare delle gaffe, soprattutto quando uno è all'inizio, sai, si è così emozionati, magari non si segue nemmeno il filo del discorso che uno sta facendo e finisci per dire delle corbellerie. E siccome delle volte io facevo delle gaffe madornali, queste venivano scritte sui giornali, tutti si facevano un sacco di risate. Insomma, a un certo punto io ho detto, beh, qui mi conviene forse approfittare di queste gaffe. E invece di, insomma, sorvolare sulla gaffe come tutti fanno quando fanno uno sbaglio, allora io ho detto, ma vediamo magari di calcare la mano, così ci vado proprio dentro in pieno. E la gaffe mi capita quasi in tutte le trasmissioni, ma non è che io l'ho preparata. Tanto so che arriva, presto o tardi.